Buongiorno, in primo luogo mi dispiace molto non aver potuto partecipare direttamente personalmente a questo incontro, a questo webinar, il secondo di avvicinamento all'ETE, quindi all'Expo che si occupa di tecnologia, ma volevo comunque mandare un ringraziamento agli organizzatori, salutare gli amici con i quali facciamo questo viaggio oramai al secondo anno. Su un tema che è molto importante anche per il sistema di protezione civile, del tema della siccità. Nello specifico, l'intervento che è proposto dal direttore dell'Ufficio Previsione e Prevenzione, dottor Guzzetti, rappresenterà un po' quella che è la posizione del Dipartimento Tecnica sulla materia, ma io ci tenevo intanto a estendere un saluto e un buon lavoro a tutti, specificando che il tema della siccità è uno dei temi principali che stiamo seguendo da mesi nell'ambito del sistema di protezione civile. Quando si parla di dissesto, quando si parla di eventi meteorologici, quasi sempre si fa riferimento all'eccesso di acqua. Ecco, per il sistema di protezione civile e non solo per il sistema di protezione civile, come si vede dai numerosi esponenti che rappresentano molte delle amministrazioni, l'importante di seguire la carenza di acqua, l'importanza di seguire la carenza di acqua è fondamentale. In questo periodo, tra le altre cose, noi siamo in un trend assolutamente negativo sotto questo aspetto, abbiamo dei bacini in grave sofferenza, temiamo una possibile recrudescenza del fenomeno come avvenne nel 2016 e del 2017, in qualche modo andando ad influenzare non solo le attività di protezione civile, ma tutte le attività produttive del nostro paese, basti pensare alle attività economiche, alle attività agricole. E quindi il tema dell'acqua, intesa come eccesso e come carenza, è senz'altro materia di protezione civile. Mi piace sottolineare in conclusione che questo è uno degli argomenti che non solo noi trattiamo periodicamente nell'ambito del sistema generale di protezione civile, ma una delle sfide future proprio collegate alla tecnologia, all'osservazione della Terra. Sul quale stiamo lavorando molto anche con il progetto, con il programma Copernicus in ambito europeo, ha come obiettivo anche il tema della carenza di acqua. E quindi qua il cerchio si chiude. Acqua, dissesto, eccesso di risorsa idrica, diminuzione di acqua e di neve, tecnologia. Su questo il sistema di protezione civile è presente. Grazie e buon lavoro.